alzi in piedi e urli: zitto, bambino! Zitto! Evitiamo, evitiamo. Oddio, quanto è lui! Ragazzi, ci siamo, stiamo iniziando esattamente in questo momento. Ciao, bel ragazzo. Ciao, bel ragazzo. Ma l'ho visto te, tipo ieri in un video sopra TikTok. Su TikTok? L'hai visto su OnlyFans? Tu lo usi OnlyFans? Poi? No, mi sei tipo un video tuo. Ma su OnlyFans? No, non lo uso, io non pago, mi dispiace. Io vendo i peli delle ascelle su OnlyFans. No. Diglielo! Belle... Io vendo i peli delle ascelle su OnlyFans. Belle scarpe. Che mi prendi? Io vendo i peli delle ascelle su OnlyFans. Cosa, scusa? Diglielo! Non ho capito. Sei 2008, ma cosa fai? Io vendo i peli delle ascelle. No, ma va, no, non faccio OnlyFans, dicevo per altri, non faccio OnlyFans. No. Sara, mi senti? Alcune volte vendo peli delle ascelle lì, però molto easy. Oppure vendo anche i capelli del naso. Boh, tipo, tu cosa ti piacerebbe vedere su OnlyFans? Peli delle ascelle, capelli del naso, dimmi un po'. Comunque ti devo fare i complimenti perché sei veramente brutto. No. Sì. Comunque ti devo fare i complimenti perché sei veramente simpatico. No, sei veramente brutto. Dai, ci sentiamo. Cosa importante volevo chiederti, ma tu di dove sei? Milano. Qualsiasi cosa ti dica, digli che posto di merda. Che posto di merda. Veramente brutto, posto così brutto mai visto. Posto così brutto mai visto, ti dico solo questo. Credo che lì veramente ci sono ancora i pastori. Boh. Non capisco perché mi da solo. Comunque ti devo fare anche i complimenti per il naso, anche quello veramente brutto. Ma sai che non lo so. Sono... No, sai perché? Perché mi fanno ridere i pastori, quindi... Ah, ok. Come ti chiami? Perché no? Sara Esposito. Scrivilo. No, dagli un altro nome. Diano, scusa, ho sbagliato. Mi chiamo Abdulilah. Sbagliato. Aspetta, mi chiamo... Abdulilah. No, diglielo a voce. Abdulilah. Sono mezza marocchina io, capito? Digli così. No, beh, nel senso che io vengo tipo, cioè, dal sud. Dal sud del Marocco. Dal sud del Marocco. Che digli che vieni dal sud del Marocco. Che vengo dal sud. Del tipo, Marocco, del tipo Marocco. Tunisia, Marocco, un po' quei paesi. E sono anche mezza nigeriana. Cosa? Finalmente è arrivato il momento di presentarvi un gioco degno di presentazioni. Anche perché è stato appena tradotto in italiano. Perché sto parlando di Genshin Impact. Genshin Impact è un action RPG ambientato in uno stile fantasy, pieno di magie, antichi regni e creature fantastiche, con una grafica stile giapponese, quindi praticamente sono gli anime. La trama del gioco è molto semplice: ogni volta che appunto finisci un capitolo ti si sblocca una nuova area di Teyvat, che sarebbe il mondo di gioco, con chiaramente all'interno anche i suoi personaggi. Genshin Impact è anche un gioco open world. Questo cosa vuol dire? Che puoi esplorare e camminare nella mappa liberamente con tutta la calma che vuoi. E questa cosa è veramente fighissima. Tu puoi esplorare tutta la mappa senza che nessuno ti disturbi. E la cosa figa è che non è come gli altri giochi da computer, che quando appunto finisci la storia riparte da capo. No, Genshin Impact ogni 2-3 mesi aggiunge delle nuove aree. Quindi ogni 2-3 mesi tu avrai delle cose nuove da fare per sbloccarle. E non chiedetemelo neanche, perché non è disponibile soltanto su PC e PlayStation, ma anche su smartphone, quindi Android o iOS. Il gioco chiaramente è anche completamente gratuito, completamente tradotto in italiano, e ha anche la modalità crossplay, quindi potete giocare con i vostri amici. A questo punto non so neanche più cosa dire, il link in descrizione, andate subito a scaricare questo fantastico gioco. Ok, sposare? Abdulillah Abdallah. Ma sei su Discord con gli... Che cazzo stai dicendo? Tu sei su Discord con qualcuno. Ma va. Allora, che Discord? Uno di così, ad una certa impazzisci, urli: zitto bambino! Ti alzi in piedi e urli: zitto bambino! Zitto! Cazzo, zitto. Ora diglielo, vuoi un bacio? Dai un bacio alla fotocamera. Scusa, veramente, scusami. No, non sono io. Scusami. Uè. È falso. Non è lei. Posso dirti sono una cosa? Sono proprio io. Sono proprio io, Ronaldo. Ma sono proprio io. Ma sono proprio tu. Ma cazzate, no, non è lei sicuramente. Ma voi due siete due maranza? Ma voi due... Voi due di dove siete? Che bella, però. Dipende, di dove sei te? Io sono di... della Sardegna. Sud Carolina. Sud Carolina. Sardegna, che bello. Sardegna, Sud Carolina, tecnica mia. Dai. Ma ti posso fare i complimenti? Ma che complimenti, che non sa manco di dove... No, ti faccio anche i complimenti, hai veramente un bel naso. Faccio anche io complimenti, però, avete veramente dei bei capelli. È troppo gentile, c'è qualcosa... Sto scherzando, fate cagare. Sto scherzando. Fate cagare, no, scherzo, non si dice. Vedi, detto che faccio anche questo. È già più lecito, mi piace come cosa. Bella, Peppa. Ah, sei in stream. Ma ascolta, ma sembra quella di TikTok, tipo.
No, io faccio OnlyFans. Faccio spesso OnlyFans. Io vendo tipo peli delle ascelle. Adesso appena inizia a parlare dice una cosa seria, scoppia a ridere. Cosa? Hai già fatto il video? Adesso per Vicentini gli dici che faccia da culo. Di che anno sei? Ah, sono 2012. 2012. E non sto scherzando. No, dai, a parte gli scherzi, 2015. No, a parte gli scherzi, dico la verità, sono 2015, sono 2015. Ma 2022 no? Eh no, 2021 esageriamo. Ma scusate, avete qualcosa contro i più piccoli? No, ma tu non sei da 2015, non dite niente. Appena dici una parolaccia, urla e di basta parolacce! Ma adesso ti metti in ginocchio, no, scherzo, vai, no, niente, perché magari dovrei urla, alzati, urla, stai zitto, zitto! No. Ma volevo dirvi una cosa. No, voi le dite le parolacce? Non facciamocela. Ma tu di che cazzo di droga ti fa? Dio. Non si dicono parolacce con me, vi ho detto, Cristo! E poi odio i maranza con la tech, soprattutto quelli brutti come voi. Vi dico, io sono... cioè... sono astemia. Ti porto tu, facciamoci entrare. Comunque quello a sinistra è veramente un bel ragazzo. Quello a sinistra è veramente un bel ragazzo, vi dico solo questo. Se la ragazza però è cieca. Ma che palle. Però, boh, cioè... Se la ragazza è cieca. Ma te c'è un bel ragazzo. Però, vi dico la verità, solo se la ragazza è cieca. Io purtroppo vedo, quindi fai cagare. Io purtroppo vedo, quindi vi dico questo. C'è qualcuno là che gli dice le cose, che non so fare. No, non schifo. Comunque quella a destra secondo me è fatto di porcellana. No, si è tolta le cuffie, ragazzi. Ditemi. Quello a destra secondo me è fatto di porcellana. Dato che comunque ho visto che hai bisogno degli accompagnatori per dire le tue cazzate. Ma te al cioè l'accento c***o te la danno. Ciao! Oh, ma cos'è Elisa Esposito, no? Come cazzo si chiama? Sì, sono proprio io! Te lo giuro, sono io, Amio! Ok, ora parla soltanto come Elisa Esposito. Cosa? Ma non sei la sorella di Zerbian? Ma vai! Ma chi è Zerbian? Ma chi è Zerbian? A me piace solo andare a fare l'aperitivo. No, però è lei. Che vogliamo uscire insieme? Ma vogliamo uscire insieme? Appena ti dice di sì, Yuri, col cazzo! No. Ma come? Sei così bello? Ma evitiamo, no. Guarda. Evitiamo. Oddio, quanto è lungo! No, ma cosa stai dicendo? Digli, hai veramente il dito lunghissimo. Evitiamo, magari, evitiamo. Io per te esisto? No, non lo so. Perché... Sì, è lei, voglio, è lei. Vai, schippa sto c***o. Fermi tutti. Ah! Ferma, sono ferma. La vacca. Mu. Non lo so. Scusami. Bella quella felpa blu. Che bella quella felpa blu. Me la regali? È viola, però sì. Come viola? Sembra blu. Ma come viola? Io la vedo rossa. Dico la verità, io la vedo metà blu, metà rossa. Però non so se sono daltonica io oppure è vero. Rossa? Te lo giuro. Vabbè. Dici che ho qualche problema io? No, ce li ho io, tranquilli. Vabbè, siamo d'accordo. No, dai, sto scherzando, la vedo gialla. No, dai, scherzo, la vedo gialla. Ma come? Cosa ridi con quegli occhiali? Cioè, non so, io mi sento un po' presa in giro, ti dico la verità. Quanti anni avete, ragazze? 15, tu? Sono 2012. 19, no, 19, scherzo, 19. Scherzo, scherzo, ne ho 19. 2003, sì. Fai l'università? Sì. Sì, vado alla Bocconi, perché sono ricca. Vado alla Bocconi perché c'ho i money. Giusto. Esatto. Voi invece dove andate? Qualsiasi scuola ti dicono, gli dici, povere. Siamo al liceo economico. Povere di me. Ciao. Uè, che carina. Come stai? Spero male. Bene, tu? Tutto bene, dai. Come, cosa fai? Stavo giocando col cane, poi ha deciso di lasciarmi. No, ok, sai che anch'io vorrei un cane. Fammi vedere il cane, e appena lo vedi inizia ad abbaiare al massimo. Sara, appena lo vedi devi iniziare ad abbaiare tantissimo, Oh! Ma inizia ad abbaiare! In realtà sono tre, non sono miei. Ah, però... ok. Come here! Cucciolette! Didi, ma io non ho mai capito, ma i cani da dove cagano? Io non ho mai capito. Ma i cani da dove vanno in bagno? In che senso? E da dove gli esce la merda? Cioè, significa? Da dove fanno i loro bisogni? Dalla fissa, dal pene. E me li fai vedere bene? No, evito. E vabbè, comunque è veramente un bel cane. Ma la carta igienica come la usano? Ma la carta igienica la usano oppure rimangono sporchi? Dipende da padrona a padrona. Ci sta. Tu immagino li fai rimanere sporchi. Evito.
Dai, Sara, ma devi dirle! Cosa urli? Cosa urli? Ma che cosa urli, io dico? Secondo te sono carina o bruttina? Ti metti a piangere qualsiasi cosa ti dice. Sì, ma quanti anni hai? Prima devo sapere 17. Gli anni per poi dire. 17. Ah, va bene, allora. Sì, dai, ci sta. Piangi, piangi. Piangi, piangi proprio, piangi tanto. Piangi, piangi, piangi. Ma io non ho capito, stai live. Pensavo dicessi che sono bellissima. Tu sei una streamer di Twitch o qualcosa? No, perché? No, perché? Almeno ti vedevo. Come mi vedevi? No, non sto... E ti seguivo. Su YouTube? Sì? Sì, su YouTube. No, sto scherzando, faccio OnlyFans. Vuoi vedere il mio OnlyFans? Scherzo, scherzo, faccio Twitch. Bello. No, basta. Come ti chiami? Te lo scrivo in chat, va bene? Ma posso salutare i tuoi... Saluta, saluta. Sei in live adesso. Dai, com'è che si chiamano? No, ragazzi, non va più l'audio. Cioè, non sento più. Oh, Sara, ma chi è questo? Ma ci stai... Ci stai provando con la mia tipa, bro? Sì, sì, ci stavo provando, però come senza sì? successo. Senza successo? Perché ce l'ho picco. Bro, non dirlo a me, ti dico soltanto che io una volta ho detto, ma sono maschio o sono una femmina, fra, non lo trovavo neanche più. Dai! No, dico, tu l'hai fatto il sfolco? Il?